meritanti di benessere.com. In questa puntata con il dottor Paolo Paganelli e con la dottoressa Barbara Ripamonti parliamo di alimentazione e infezioni vaginali. Dottoressa, esistono molte infezioni vaginali di cui purtroppo spesso soffrono le donne, la candida, la cistite, la clamidia, la gonorrea. Quali sono le cause? Di fatto le cause possono essere varie. La causa alimentare sicuramente è una delle componenti principali. Altre cause che però io non sottovaluterei possono essere chiaramente, assieme alla errata nutrizione, quello di un esempio affaticamento eccessivo. Infatti, nel momento in cui siamo sottoposte ad un eccessivo stress o sovraaffaticamento, in realtà il nostro sistema immunitario viene comunque sottoposto chiaramente a uno sforzo, e questo sforzo sbilancia decisamente la nostra flora batterica, che abita tutte le mucose, compreso anche le mucose vaginali, e favorisce lo sviluppo di quelli che si chiamano i batteri o i miceti opportunisti, di cui la candida fa sicuramente parte. Gli opportunisti di fatto non sono normalmente patogeni, anzi possono avere anche delle loro funzioni specifiche nell'organismo. Diventano patogeni nel momento in cui prendono naturalmente il sopravvento, perché i batteri antagonisti, per motivi vari, tendono a diminuire. Uno dei motivi principali per cui abbiamo un calo dei batteri antagonisti, per esempio della candida, ma così per le Escherichia coli, per quanto riguarda le cistiti di origine batterica, i trattamenti antibiotici. Io non sottovaluterei i trattamenti antibiotici, tanto è vero che consideriamo che di fatto, a meno che io non utilizzo degli antimicotici, gli antibiotici sono naturalmente contro i batteri, quindi tolgono il batterio per cui è stato dato l'antibiotico, ma di fatto anche tutta la parte della flora microbica, come i batteri lattici, a livello intestinale, e quindi creano una piazza pulita, favorendo sostanzialmente lo sviluppo dei batteri che non hanno subito l'effetto degli antibiotici. E uno di questi sono chiaramente le candide, che sono lieviti e quindi sono, per la propria struttura, immune all'antibiotico. Le ultime tre cose sono la pillola anticoncezionale, e anche qua bisogna valutare chiaramente l'effetto, perché in realtà la pillola anticoncezionale va ad agire sull'asse ormonale, e l'asse ormonale chiaramente ha un effetto anche a livello intestinale, e quindi questo può portare a persone soggette lo sviluppo di candide. Un'altra situazione chiaramente sono i disordini intestinali, come la colite e la stitichezza, e l'altra è l'eccessiva pulizia. Cioè, l'eccessiva pulizia cancella e elimina quelli che sono i batteri, la flora microbica che tiene sotto controllo la candida. Quanto conta l'alimentazione per poterle prevenire, ma anche per poterle curare? La candida, io direi che è un po' definita, non la definisco solo io, una sorta di epidemia silenziosa del XX secolo, XX e XXI secolo in questo caso. Vuoi proprio perché c'è un rapporto col cibo che non è un rapporto corretto. La più comune è sicuramente la candida albicans, è un fungo lievito, che cresce sostanzialmente su un terreno con caratteristiche acide, un pH intorno a 4 in linea massima. È fondamentalmente dovuto alla presenza di zuccheri e di amidi complessi, quindi è sicuramente l'alimentazione ha un ruolo importante, proprio perché più consumiamo zuccheri e amidi, e nella dieta mediterranea questa è una presenza abbastanza significativa, più ci sono probabilità che si generi un disequilibrio intestinale, quindi un dismicrobiosi intestinale, dove la candida ne approfitta. Abbiamo una domanda, Veronica. Nonostante un'igiene intima quasi maniacale, ci scrive, ho cistiti ricorrenti, sono 2 anni che prendo ciclicamente antibiotici, ma non riesco a superare il problema, si ripresenta sempre. Esistono cibi per combattere i forti bruciori? Più che pensare ai cibi, pensare in maniera congiunta ai cibi e a una serie di, per esempio, batteri probiotici in particolare, che vadano a ricolonizzare quello che gli antibiotici hanno decisamente eliminato. In particolare, do per scontato che la cistite che ha lei con antibiotici ricorrenti sia dovuta a un batterio che è chiamato Escherichia coli. Questo batterio vive normalmente nella flora intestinale. Se si crea un disequilibrio,
Quindi gli antibiotici tendono poi ad andare a, come dire, creare una pulizia generale e non eliminano completamente l'Escherichia coli. Se non si va a ripristinare l'intestino, di fatto c'è una continua trasmissione del batterio tra due siti che sono naturalmente vicinissimi. Quindi l'antibiotico va in fase acuta, dopodiché è naturale che io devo eliminare tutti gli alimenti che creano fermentazione. Un'accuratezza in più, secondo me, è l'acqua. Cioè, una persona che ha dei frequenti episodi di cistite non può esimersi da bere una quantità di acqua tale da tener pulito il canale urinario. Questo è fondamentale. E alimentazione il più possibile libera da quelle che possono essere coloranti, conservanti, additivi, zuccheri semplici, alimenti raffinati, quindi tutto quello che in realtà poi crea un ambiente favorevole allo sviluppo di Escherichia coli. Grazie per i vostri consigli. Grazie a voi per l'attenzione. Ci vediamo nella prossima puntata. Arrivederci.